Dunque, noi abbiamo adesso l'intenzione di rivedere il Piano Nazionale Scuola Digitale, perché il piano nasce da un'iniziativa del 2015, dalla legge 107, e pertanto adesso siamo in una fase un po' di revisione, di ripensamento di questo piano. Per fare questo abbiamo costituito un comitato tecnico scientifico di esperti. Il comitato è composto di enti di ricerca, tra cui Invalsi, Indire e anche esperti del settore, coordinato dal Politecnico di Milano. E diciamo, ci sono dei principi ispiratori per cercare di ripensare questo piano, che è stato nel passato focalizzato prevalentemente sull'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche, quindi una spesa quasi esclusivamente dedicata a dotare le scuole di strumentazioni. Ora si tratta di passare a un ripensamento di questo piano attraverso delle azioni concrete, cercando di alleggerire le scuole di quelle che sono gli adempimenti burocratici legati all'attuazione delle progettazioni, e per fare questo lo stiamo facendo anche attraverso delle azioni di ascolto dedicate ai principali attori del piano, che sono i dirigenti scolastici, i docenti e gli animatori digitali. Tra l'altro abbiamo lanciato una consultazione, un questionario composto da 10 domande che mira proprio a capire quali sono stati i fattori di criticità, ma anche le potenzialità delle azioni messe in campo. E abbiamo anche intenzione di coinvolgere gli studenti per capire qual è la loro visione dell'innovazione digitale nella scuola.